ormai classico che si rinnova anno dopo anno, la splendida cornice dell'abbazia di Santa Maria Maggiore ha ospitato il tradizionale Ferentino Gospel, un meraviglioso concerto con i brani della tradizione natalizia, ma soprattutto dopo lo stop imposto dal Covid, con una grande e attesa partecipazione di pubblico. E effettivamente torniamo con questa bellissima iniziativa. Dopo lo stop forzato dello scorso anno abbiamo voluto riproporre questa bellissima iniziativa, una manifestazione unica non solo nella nostra provincia ma nella nostra regione, che è cresciuta moltissimo nel corso delle tantissime edizioni e vede la partecipazione di un numeroso pubblico, non solo cittadini di Ferentino ma anche dei gruppi più affermati al mondo, provenienti direttamente dagli Stati Uniti. È bello vivere questa vigilia del Natale insieme alla nostra comunità e non solo, a tutti gli amici che vengono appositamente per ascoltare questo bellissimo concerto. E anche l'occasione ovviamente non solo di aggregare la nostra comunità per creare un momento di socialità dopo il momento difficile che abbiamo vissuto nel corso di quest'anno e mezzo, ma anche l'occasione per valorizzare e promuovere la nostra bellissima città, il nostro centro storico, le nostre chiese come quella in cui si svolge questa sera il concerto, la chiesa abbaziale di Santa Maria Maggiore, una testimonianza della storia e della cultura della nostra città. E siamo davvero soddisfatti, anche questa sera abbiamo il sold out, abbiamo dovuto interrompere con grande dispiacere le prenotazioni dopo appena 24 ore averle aperte, quindi questa è veramente la testimonianza dell'aspettativa, dell'attesa che c'è nei confronti di questa manifestazione di elevato spessore culturale. Sì, è un evento che nel corso di questi anni ha ricevuto un grandissimo successo. Noi siamo contenti, per noi è veramente un motivo d'orgoglio, di soddisfazione ma anche di grande emozione poter aver confermato ancora una volta questo bellissimo spettacolo che riesce a trasmetterci delle grandi emozioni attraverso dei canti, delle voci, delle sfumature, delle dinamiche che queste voci straordinarie di questi gruppi di elevato livello trasmettono nella nostra città.